Eccoci qui per realizzare la costa inglese. Di cosa abbiamo bisogno? Ovviamente dei ferri e di un filo. Io ho scelto i ferri a due punti, anche se in questo video non è importante che ferri avete, ma io ho scelto questi. Il mio filo è un cotone, ma neanche questo non è importante. E per prima cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare, per realizzare la costa inglese, dobbiamo andare ad avviare un numero di maglie impari. Ok? Io vado ad avviare le mie maglie e poi iniziamo. Io ho avviato 19 punti. E ho deciso di cambiare il ferro perché mi sono accorta che le punte dei miei ferri sono un po' non punte. E andiamo a iniziare a lavorare. Il solito, lavoriamo, stiamo attenti che il filo del gomitolo lo prendiamo e partiamo. La prima maglia lo andiamo a togliere. La seconda maglia andiamo a lavorarla a dritto. Poi segue la nostra, diciamo, la terza, perché questa sarebbe la maglia di vivaio. E andiamo a fare il gettato sul ferro e il punto successivo lo togliamo a rovescio sul ferro, che sul mio ferro di lavoro ne trovo due maglie. Dopo lavoriamo un diritto e di nuovo gettato e togliamo a rovescio il prossimo punto e il filo lo mettiamo dietro. Un diritto, gettato insieme al punto non lavorato. Un diritto gettato insieme al punto non lavorato. Diritto, gettato e così per tutto il nostro ferro. Diritto, gettato e lo togliamo insieme. Il diritto, gettato in questa maniera. E i miei punti finiscono con un diritto e questa la lavoro sempre a diritto. La maglia di vivaio, diciamo, di bordino. La lavoro a diritto. Giro il lavoro e vediamo cosa abbiamo sul nostro ferro. Adesso avremo delle maglie in più. Cosa andiamo a fare? Il mio punto di vivaio lo tolgo senza lavorarlo e mi trovo davanti il rovescio lavorato. Io a questo punto devo togliere il rovescio con il gettato in questa maniera. Porto il filo davanti, guardate, infilo il ferro e lo tolgo. Così io ne ho un gettato. Qui il successivo punto che lo abbiamo sul ferro è col gettato. Lo dobbiamo lavorare insieme a gettato a diritto. Eccolo qui e l'ho preso tutto insieme. Il prossimo che ne abbiamo sul ferro è un rovescio, quindi gettato, metto il filo davanti, prendo il mio rovescio e lo tolgo insieme al filo. Di nuovo incontro un diritto con il suo gettato. Cosa vado a fare? Li prendo tutti e due insieme e lo lavoriamo così. Un altro gettato,
e un altro punto a rovescio, quindi lo andiamo a spostare con il filo. Il prossimo mio punto è da lavorare insieme al gettato, quindi vado e lo lavoro a diritto e così proseguo per tutto il giro finché finisco le maglie. Il prossimo, il successivo è un rovescio, lo tolgo insieme al gettato. Il successivo è un diritto che lo lavoro insieme ai gettati della prima parte. E così vado a lavorare fino al finire tutti i punti. Il mio ferro finisce con il vivagno e lo vado a lavorare a diritto. Tiro il filo e giro il lavoro. Andiamo a vedere il terzo giro. Il nostro vivagno lo andiamo a togliere senza lavorarlo. E cosa ne ho? Il mio primo punto è un punto col gettato a diritto. Io devo andare a lavorarlo insieme al suo gettato. Faccio attenzione di prendere tutti e due i fili, che non mi scappi qualcuno. Scusatemi, ma non ci vedo in camera. Spero che voi ci vedete. Eccolo qua. No. Ecco che l'ho preso. Lo lavoro, lo stringo. Il successivo punto è un rovescio. Porto il filo davanti e tolgo il mio rovescio così. E di nuovo mi trovo il mio diritto col suo gettato. Quindi lo vado a prendere insieme e lo lavoro. Il rovescio e il diritto insieme al gettato. E di nuovo finisco in questa maniera tutte le maglie dal ferro. Finito il nostro ferro, giriamo il lavoro e andiamo a proseguire nella stessa maniera. Il vivagno lo tolgo, lo sposto senza lavorarlo e qua io avevo finito il lavoro con un diritto. Mi trovo di nuovo davanti il mio rovescio, quindi lo sposto senza lavorare con un gettato. Dopo segue un diritto con il suo gettato. Lo vado e lo lavoro a diritto. Vado, sposto il filo davanti e sposto il mio rovescio con il gettato e lavoro il diritto con il gettato. In teoria sono sempre gli stessi punti. Io vado così a lavorare per un po', dopo vediamo cosa abbiamo realizzato. Il diritto col gettato lo lavoro e il rovescio lo vado a spostare. Diritto lo lavoro e il rovescio lo prendo a rovescio con il gettato. Lavoro il diritto col gettato e eccolo qui, spostiamo il rovescio. Ora io farò qualche giro e dopo vediamo cosa ci è venuto fuori. Finisco questo giro con voi, diritto con il suo gettato, rovescio. Lo passo senza lavorarlo col gettato e lavoro il mio ultimo punto a diritto. Comincia a prendere forma. Adesso andiamo a lavorare un po' da sole e dopo vediamo cosa abbiamo realizzato. Io sono andata avanti a lavorare qualche giro.
vogliamo vedere cosa è uscito. La particolarità di questo punto è il double face, diciamo così, perché da tutte e due le parti il nostro capo ha la stessa forma. Come lavorazione è abbastanza elastica, diciamo, e un'altra cosa, il suo utilizzo è che il cappo viene doppio, quindi anche molto caldo. Io spero che a voi vi è uscito come il mio. Vi auguro di realizzare con me questo punto e imparare insieme, perché per andare avanti a noi serve sapere fare questo lavoro. Faccio vedere un'ultima volta il mio primo punto, lo tolgo e mi trovo davanti il rovescio. Quindi lo vado a spostare insieme al gettato. Il diritto lo lavoro a diritto con il suo gettato e il rovescio lo sposto. Il diritto lo lavoro e il rovescio lo sposto. Allora, quello che avrete già notato è che lavoriamo sempre solo i diritti. I rovesci li spostiamo sempre col suo gettato. Io vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video con la costa inglese bicolore. Ciao a tutti!